Carissimi amici, buongiorno ed eccomi a voi per il secondo video, per la dimostrazione del secondo quadro che è dedicato al Buddha. Questo è stato un quadro molto 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 particolare che in effetti mi è sembrato doveroso dedicarmi a il Buddha chi era? Era una persona semplice che sin da bambino era propenso a delle cose mistiche e filosofiche, di cui lui si tralasciò, diciamo, tutti gli averi, tutti i beni terreni, per entrare in una grande dimensione di meditazione. Questo quadro è una misura, diciamo, 70-90, e l'ho dedicato apposta a una misura grande perché proprio merita questo rispetto. Infatti, lui entra in una grande dimensione di meditazione sin da bambino, poi mano a mano che è cresciuto ha raggiunto la sua maturità diventando l'illuminato, che l'illuminato sarebbe il Buddha, di cui lui percepì tutte le debolezze e tutti i pregi della vita con le cose semplici, con le cose semplici della vita. Lui entrò in una grande dimensione di meditazione per arrivare praticamente alla perfezione del Nirvana. Lui dedicò tutta la sua vita a questa pratica che per me è stato doveroso dedicargli un quadro specifico. Lui, vede, questo è un quadro composto ad olio. Qui, quando lui è già grande, è diventato proprio il Buddha, l'illuminato. Infatti, vedete, queste pietre che io ho messo rappresentano tutte le cose terrene che lui ha abbandonato, praticamente poi è arrivato all'illuminazione eccelsa con la perla al centro della sua fronte. Lui, quando entrò nella sua grande immensa illuminazione, chiamò dalla terra gli uomini e gli animali. E si presentarono solamente gli animali e da lì lui si creò nei millenni il calendario cinese, di cui quando è andato ai suoi piedi questi animali c'era il serpente, il drago, il gatto, il cane, e da lì nacque tutta la storia del calendario cinese. Comunque mi è sembrato, come ripeto, doveroso dedicargli un quadro che penso che sia uno degli unici, proprio perché mi ha affascinato anche questo genere di persona che sacrificò tutto per l'illuminazione che poi l'avrebbe data a noi, regalata a noi umani. E dopo di ciò, dopo che vi ho spiegato anche questo mio quadro, ci vedremo alla prossima puntata con un'altra opera. Ciao!